Salve a tutti, ragazzi, qui che vi parla è sempre Rocket, che quest'oggi vi dà il bentornato qui su Pokémon Fusion Generation. Allora, ragazzi, come vedete sto di nuovo registrando di sera, dato che la grafica è un tantino scura, quindi sto registrando un'altra volta di sera, per l'ennesima volta. Allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati qui a Azzurro, poi dopo che avevamo vinto la medaglia, la nostra quarta medaglia, e sono andato a prendere Santank. Per adesso lo voglio tenere per dargli un'occasione, magari, chissà, è potente, non lo so se è potente, magari poi dopo lo cambio subito, però adesso lo voglio tenere un attimo. Allora, adesso dobbiamo scoprire cosa dobbiamo fare, anche se più o meno penso di averlo capito. Allora, di sicuro penso che la parola d'ordine sia Lavandonia, le dico solo questo, dobbiamo tornare indietro a Lavandonia. Allora, questa volta l'abbiamo già fatta. No, 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 c'è Grofan. Oh mio Dio, ragazzi, possiamo catturare. Che bello! No, 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 aspettate un attimo. Questo cambia i piani. Dov'è Beedrill? Datemi Beedrill contaglio. Datemi Beedrill contaglio. No, non voglio curarmi i Pokémon, grazie. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo assolutamente prendere Beedrill contaglio. Almeno possiamo provare. Non lo sapevo che si catturava. Un attimino solo, che vediamo un attimo la velocità. Ok, per 3. Ok, va bene, come volete. Allora. Dai, dai, che voglio, lo voglio catturare questo Grofa. Non lo sapevo che si catturava. Dai. Ok, vabbè, selvatico random, cadavere random. Abbiamo sempre il nostro Warmlord. Prima di tutto, voglio vedere se ho delle Pokéball. Sì, speriamo che bastino. Speriamo. Grofan, eccolo qua. Livello 24, beh, al posto di Santank, ragazzi. È già nel team in pratica. Andiamo con Bugbite, speriamo di non fargli troppo male. Ok. La potenza, non crittare. Grande, grande Warmlord. E vabbè. Ah, hai fatto il tuo, adesso ti riposi. Ok, mandiamo Iravudo. Almeno è abbastanza buono lui contro Grofan. Vediamo un po' se riusciamo a catturarlo. 1, 2, 3. No, non lo catturiamo. No, lo voglio troppo, ragazzi, questo Pokémon. Quando l'ho visto in palestra mi ha subito conquistato, quindi lo voglio. Datemi Grofan. Oh, l'ho catturato, ragazzi. Grande. Catturato Grofan. Ok, deve essere tipo. Ah, erba terra. Ok, quindi come Torterra proprio. Vuoi dare un nickname? No. Ok, grazie per Grofan. Cioè, sono molto, molto contento di averlo trovato qui. Non lo sapevo nemmeno che si poteva trovare. Allora, adesso direi di vedere un attimo le statistiche, magari, anzi le mosse più che le statistiche. Quindi vediamo un po' questo Grofan che mi terrò in squadra. Sì, dai, mettiamo subito in squadra, dai, visto che mi ispira comunque. Sì, lo volevo mettere in squadra, grazie, al posto di Santank. Grazie. Come si fa a uscire fuori? Oh mio Dio. Ok, ce l'abbiamo fatta in questo complicatissimo computer. Mi sono curato? Mi sono curato? Non mi sono curato. Ok, grande Rocky che si dimentica di fare le cose. Ok, mi dicono che mi ricordo tutto, eh. Allora, adesso penso che la dobbiamo andare proprio qui. Vi ricordate questa specie di buco sotterraneo sotto la Vandonia? Mister Fuji, ok. Chi ti ha dato il permesso di farlo? Ok, i nostri Pokémon sono sepolti qua sotto, non devono essere disturbati. Hai capito? You have to understand. Ah, che questo è fuori dalle mie facoltà, insomma, lui non c'entra niente. Questo cosa vuole? Cosa è accaduto, Mr. Fuji? Deve venire a vedere. Ok, qualcosa non va qua sotto, ragazzi. Cosa succede? Sono abbastanza curioso. Aspetta, cos'era questo che non ho visto? I sotterranei di Lavandonia. Wow. Ed è pure senza musica. Io userei un bel super repellente. È Flash, dato che ce l'abbiamo. Mamma mia, ragazzi. Si sente la musica? Si sente poco la musica, ma però c'è un po' di musichetta creepy. Siamo in pratica nelle catacombe di Lavandonia. Tutto ciò è veramente molto bello. Allora, vediamo un po'. La luce torna un pochino più bassa. Qua aumenta di nuovo. No, beh, le catacombe di Lavandonia mi mancavano. Vediamo. Ok, dammi un super repellente ancora. Qua cosa c'è? Vediamo se c'è ancora qualcosa. Oppure non c'è nulla. Qualcosa di creepy sta per succedere o no? Vediamo. Questo lungo corridoio dove. Ah!
sospetto questa cosa. Stiamo scavando. Ci siamo battuti in questo. Sembra un altro tunnel sotterraneo. Chissà chi l'aveva fatto. No, chi sono questi qua? Scusatemi. Ah, appunto, eh. Boo! Ci hanno spaventati. L'altro è scappato così. Ok, cosa ci fate qui? Cosa ci fate qui nei nostri tunnel sotterranei? Ok. Allora, noi siamo. Sì, l'abbiamo trovato per primo. E quindi non siamo. No, non, siamo no, non abbiamo paura e non vogliamo andarcene. Ok. Certo, c'è Mr. Fuji, il temibilissimo Mr. Fuji, il potentissimo. Mamma mia, proprio potente Mr. Fuji. Warby. Sharvy, lo vediamo per la prima volta, Sharvy, ragazzi. Allora, Sharvy, spero che faccia una brutta fine. Con Hydropulse dovremmo fargli un buonissimo danno. Dato. È abbastanza brutto Charmeleon con, la con il corpo di Eevee, eh? È abbastanza terrificante. Allora, no, voglio fare tipo Bug Bite anche su Warby. Warby che io comunque non è che mi piace tanto Warby, eh. Non, se trovo un Pokémon d'acqua migliore penso che Warby lo metterò nel box, perché con quella faccia non mi ispira tanta fiducia. Ok, abbiamo sconfitto questi due reclute che volevano fare i furbi e poi invece l'hanno preso di santa ragione. Ok, ah Rocky, hai le fusioni Pokémon adesso? Questo è male. Ok, questo è molto male. Rocky, grazie per il tuo aiuto. Grazie, figurati, figurati. Adesso cosa dobbiamo andare di questa parte noi? Oh, fatemi un po' vedere. Ah, siamo nei sotterranei di Zafferanopoli. Bellissimo, bellissimo. Mi piace un sacco questa cosa nuova che hanno messo. In pratica. C'è un tunnel sotterraneo tra Lavandonia e Zafferanopoli, no, tutto ciò è bellissimo, no, basta repellenti. Basta repellenti, combattiamo. Un intuso, allerta! Ok, in pratica ragazzi siamo nel covo del Team Idol e del Team Magma insieme, mamma mia. Aia, aia, ci ha fatto male questo Zubat, ma noi gli facciamo ancora più male. Non mandarci KO, ok, bravo Warmlord. Così ti voglio, bello carico, bello carico. Scusa? Chi? Chi è quello che... Chi sta per mandare? Scusami, che non l'ho letto. Oh, Wildvagna, che bello. No, no, raga, sono bellissime queste cose qua. È bello Wildvagna, l'ha fatto proprio bene. Intanto era avuto sempre più verso l'infinito e oltre, a livello 35, proprio. È overpower, veramente. Non ho più parole per descrivere era avuto. È veramente troppo potente. Allora, diamo due pozioni a Wormlo. Intanto, ragazzi, vi ricordo che Shantabuzz fra poco... Uscirà fuori dal team, dato che abbiamo Pikalio. E quindi ciao ciao Shantabuzz, abbastanza scarso. Ok, tocca al Team Magma. Hai fatto un grande errore a venire qui, fratello. Ok, vediamo un po' chi ha fatto l'errore più grande. Allora, qua avrei un Rock Smash in teoria. Che si sì, toglie abbastanza. Speravo che gli diminuisse la difesa, ma non è stato così. Non importa. Ok, Rattata Viper. No, no, no. Cos'è Rattata con Sea Viper? Cioè, ma state veramente. Siete seri, ma veramente? No, no. Oddio, oddio. Che bellezza è? È un pochino scarso perché è morto tipo con una frana. Era stupendo. Complimenti a te. Ti vorrei stringere la mano, ma non posso. Ok, perché il gioco me lo impedisce. Sconfiggimi e ti dirò un segreto. Che segreto vuoi dirci? Allora, vediamo un po', andiamo avanti. Growly, no, Growlby. Cioè, tutti fusi con Eevee sono in questo gioco. Ok, c'è una specie di mania a fondo di Pokémon con Eevee. Allora, rotolamento, forza 2, attacco rapido. Dai, buttalo giù, grande Wormlord. Wormlord si sta rivelando un buon Pokémon alla fine. Più che altro ha tanti punti vita, quindi è molto resistente alla fine. Allora, quindi diamogli altre due pozioni, dato che se le merita. Allora. Molto bello questo, una volta in doppio, voglio mettere davanti Grofan al posto di Wormrod. Visto che c'è una volta in doppio, mi metto davanti anche Eravudo. Cosa ci fai qui? Allora, io sono veramente curioso di sapere cosa c'è in fondo a questo rifugio. Guarda che bello Grofan da dietro. Allora, andiamo con Resolith e direi di fare Rock Slide. Tanto colpisce tutti e due, grande Eravudo. Che fa guadagnare un po' di fu... Oh, Firabiss! Quante fusioni oggi, quante belle fusioni soprattutto. Quanto mi stanno piacendo le fusioni di oggi tra Ratta Viper, poi Gorebis con Fivas, poi
Poi prima c'era anche, come si chiama, la fusione, cioè, vabbè, abbiamo visto anche Charmeleon. Oh, Vultrike! No, vabbè, ragazzi, oggi si sta superando questo gioco, veramente. Ditemi cosa ne pensate di queste fusioni, veramente, ditemelo, perché oggi ne abbiamo viste di tutti i colori con le fusioni. Voglio imparare Fury Attack. No, non volevo fargli, vabbè, non voglio farglielo imparare, ok. Bye bye, eh. No, mio Dio, vabbè, al posto di Flail, dai, almeno mi lasci in pace con questo Fury Attack. Ok, allora adesso devo mettere davanti qualcun altro oppure ci proviamo? Proviamoci, tanto non è così timido. Ti senti claustrofobico? Perché? Wailmer, vabbè, è Pokémon giusto per Grofan, dai. Grofan, devi farti valere. Sei un grande. No, grande Grofan. E batti un Wailmer, quindi ho abbastanza punti esperienza, se non sbaglio. Yes. Miauchi, cos'è? Meo più Menchi? Quindi metterò Eravudo per distruggerlo. Oh, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ma purtroppo ha avuto vita breve perché Eravudo è sceso in campo. Allora, direi di dargli una bella pozione a Grofan. Ragazzi, se questa parte vi è piaciuta, mi raccomando, lasciate mi piace perché è bellissimo questo labirinto sotterraneo pieno di reclute che comunque hanno tutte le fusioni. Hanno un botto di fusioni. Zubat. Ok, Zubat non è proprio il Pokémon ideale per Eravudo. Anzi, mettiamo Pikachu, che è il Pokémon assolutamente ideale per Zubat. Grande, statico, ti sta solo bene. Non voglio cambiare, grazie. Voglio fare Ice Ball. Non toglie tantissimo. Intanto, ragazzi, mi devo allenare perché non mi sono allenato in queste ultime parti. Semplicemente perché non ci ho avuto tempo. Ma state tranquilli che lo farò. Sandtaff. Chi è Sandtaff? Chi è? Oh, quindi un bel Senshu con. Mi sembrava tipo Wigglytuff. Ok, grandissimi, grandissimi. Timagama e Tidum si stanno superando. Ok, ultima recluta sembra. Non c'è modo che io ti lasci passare. Namel, vabbè, Namel non è proprio anche lui il Pokémon ideale. Anzi, metterei Wormald tutta la vita. Il grande Wormald, non farti scottare, amico mio. Non è il caso. Resisti. Ok, ma mi sono super emozionato di vedere cosa ci sarà a questa. Nella fine di questo tunnel. Snubbaquil! E vabbè, oggi ci stiamo superando, eh. Oh, bellissimo! Questo è stupendo! Questo è fatto benissimo! È fatto benissimo! No, veramente, oh, quante belle fusioni stiamo vedendo! Peccato che è morto Wormald per un crit. Allora, io direi a sto punto di mandare Grofan sperando che non muoia. Ti prego. Ok, non muore. Anzi, lo manda giù. Bravo, bravo Grofan. Ok, allora. Qua cosa abbiamo? Una Pokéball. Ah, qua in pratica siamo sotto sempre. Siamo sempre allo stesso punto, vediamo un po'. Ah no! Come Ceradon City? Cosa siamo? Siamo sotto una regione in pratica. Ok. Ehi, dove vuoi andare? Voglio andare dal capo, chiunque esso sia. Grofan. Grofan contro Mantiena. Non è il caso. Io manderei Eravudo che gli fa una breccia in testa. Bullo. Ah, maledetto. Lo sapevo che Mantiena era insidioso. Dai, grande, grande Eravudo. Sempre una garanzia Eravudo. Non fallisce mai. Wildvania l'abbiamo già visto. Wildvania l'abbiamo già visto. Vediamo quanto. No, ok, si colpisce da solo. Io penso che con una breccia lo manda KO. Ok, però se ti colpisci da solo così. No, è il caso di toglierlo e mettere Grofan, ragazzi. Non può essere switchato, davvero? Non può essere switchato. Allora a sto punto una pozione, perché non voglio perdere Eravudo. Ok, una pozione. Ci usa Morso, ci usa. Noi siamo intrappolati anche nel mulinello. Maledetto. No, dai, basta, confuso. Ok, bravo, bye bye. Eravudo, ragazzi, non può perdere, non può soccombere. Livello 36, vabbè, è di un altro pianeta, Eravudo. Sento odore di capo. Sento odore di capo. Allora, vediamo un po'. Allora, è il momento del capo, ma prima prendiamo questo strumento che volevo nascondere. C'è una super pozione, ok. Facciamoci un bello screen con il capo. Molto bene. Se ce la faccio, vabbè, l'ho preso comunque. Tu hai provato a interferire con i nostri piani ancora. Cosa? Intendi fermarci? Non sei l'allenatore. UK, non. Ok, va bene. Ci vuoi fermare su comunque. Allora. La musica bella. Ah, è semplicemente un idrotenente. Matt, idrotenente.
con la musichetta bella del Team Hydro. Questa sì che è bella. Vai, vai. Grofan, che sta per battere un Pokémon al 32. Lo batte, l'ha battuto, l'ha battuto, l'ha battuto. Grande Grofan, tantissimi punti esperienza. Ok. Mega assorbimento. Mega assorbimento al posto di... al posto di Fire Attack, che mi fa abbastanza schifo, se devo dire tutta la verità. Sharpedo. No, voglio provarci, anche se sarà molto difficile. Sarà molto difficile, ho paura contro... si boosta, noi possiamo fargli una... Grande Grofan. No, ah, peccato, dai, cioè, almeno ci abbiamo provato, l'importante è quello, l'importante è provarci. Allora, Brick Break, dato che anche è tipo buio, bye bye, eh. Ci vediamo, Sharpedo, tanti punti esperienza ancora per noi, c'ha carta vetro, aveva. Mighty Lord, no, e vabbè, con questo abbiamo raggiunto l'epicità più assoluta. Questa è l'epicità più assoluta. È enorme ed è bellissimo. La sfida epica. Wow, ragazzi, questa parte è spettacolare. Questo covo è spettacolare. E anche questo gioco è veramente bello. Penso che saliremo di livello. No, non saliamo di livello. Incredibile. Incredibile. Mi hai surclassato. Ok, sei più forte che mai. Ma non fa differenza. Lasceremo questo posto, ma nulla fermerà i nostri piani. Ok, tutto andrà a posto. Ok, faremo delle grandi aggiunte al nostro team. Il nostro leader? Ok, io voglio capire chiunque chi è il leader. Dato che abbiamo Mr. Fuji, ce l'hai fatta Rocket, il cimitero è salvo. Vieni con me. Come posso ringraziarti? In effetti... la Pokémon Tower, ho scritto qualcosa della Pokémon Tower. Ah, ci dà la... Ah, ci dà la chiave della torre. Bene, scopriremo nella prossima parte cosa ci aspetta nella torre, dato che abbiamo ottenuto la chiave. Ragazzi, un bel mi piace per questa parte ci sta, dato che abbiamo fatto tante... abbiamo visto tante fusioni e visto tanti bei labirinti sotterranei. Quindi un bel mi piace, un'iscrizione, un commento. E noi ci vediamo con un prossimo video di Pokémon Fusion Generation. Bye bye, reclute!